Buongiorno a tutti, bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi un video sui miei migliori blind buy mai fatti. Potrei anche farvi probabilmente un video sui miei blind buy fail, perché purtroppo succede non così spesso in realtà, perché la maggior parte delle volte che faccio blind buy, nel 90% dei casi sono poi i profumi che decido di tenere perché mi piacciono un sacco. È capitato qualche volta che appunto venissero fuori un po' di ciofeche, però nella maggior parte dei casi riesco abbastanza a capire se un profumo potrà piacermi anche solo guardando le note e le recensioni. I primi due profumi di cui voglio parlarvi sono due Amouage, questi entrambi ho fatto blind buy. L'altro Amouage che ho, che è lì, è Sunshine, quello l'avevo già testato. Per questi due in realtà li ho comprati totalmente al buio. Il primo è Overture e questo secondo me è uno dei profumi più particolari che ho nella mia collezione ed è uno dei più beast mode che ho nella mia collezione in assoluto perché è veramente infinito questo profumo. Anzi, devo spruzzarne poco perché tende ad essere forse anche troppo troppo pesante. Devo stare attenta. Oh, mamma mia, è un odore fantastico. Questo è un profumo con accordi di brandy alla mela, cuoio, zafferano, spezie. È veramente particolare, molto originale, intenso da morire, alcolico, ma allo stesso tempo fruttato e speziato con lo zafferano e la mela. Molto strano, e in realtà questo avevo tanta paura che non mi piacesse, perché appunto le note non sono così semplici come, non lo so, un profumo al muschio, vaniglia e ambra, ecco, ha note veramente particolari, però veramente secondo me, oh, mamma mia, è un profumo fantastico che ogni volta che lo indosso mi sento, non so, Wonder Woman, qualcosa del genere. In realtà, secondo me, è comunque unisex, pur essendo della linea Amouage Woman. Però, comunque, poi, ovviamente, voi provatelo. C'è anche la versione maschile, non l'ho provata personalmente, ma secondo me, già questa è unisex. È estremamente dolce, appiccicoso, fortissimo, alcolico. E però comunque fruttato e molto ambrato e vanigliato. E l'altro è Material, e anche su questo qui appunto non l'avevo testato prima. Questo è buonissimo, è un mix di tanti profumi che mi piacciono un sacco, perché a me questo profumo ha ricordato molto Grand Soir di Maison Francis Kurkdjian, come sapete lo amo, e anche un po' un profumo alla vaniglia. Si sente la parte incensata di questo profumo. Ma c'è un po' di dolcezza grazie alla vaniglia e allo smanto, non è assolutamente gourmand o dolce, assolutamente no. Il benzoino e l'elemi e il patchouli ci danno proprio questa sensazione resinosa e balsamica. E poi quintalate di ambra, è veramente buono, molto originale anche questo. Anche questo assolutamente unisex, pur essendo che è nella linea woman. Secondo me è fantastico anche per gli uomini. Un altro dei miei blind buy preferiti è Sweetly Known di Kerosene. Questo io l'ho acquistato online usato da Elsa, Like a Candy Shop, ha anche un canale qui su YouTube che parla anche lei ogni tanto di profumi e a me questo qui è piaciuto un sacco. L'ho indossato giusto anche l'altro giorno e anche l'altro giorno ho ricevuto complimenti. Ogni volta che lo indosso almeno qualcuno fa un commento su questo profumo e la persona proprio mi si è avvicinata e ha detto: Oh mio Dio, ma che buono che questo profumo è super vanigliato! E in effetti sì, è estremamente dolce. Questo sì che è un mega dolcione. Questo ha note di vaniglia, di caramello, di cardamomo, che si sente anche molto questa nota speziata. Mamma mia, a me fa impazzire questo profumo. E c'è anche questa nota molto particolare di fiammifero bruciato che ci dà questo effetto affumicato e bruciacchiato. Molto buono, a me questo profumo sta piacendo tantissimo, l'ho indossato un sacco e l'unica cosa che mi fa paura è il fatto che quando finirà sarà un po' difficile da reperire qui in Italia. Teoricamente c'è solo un sito che lo tiene, ma essendo che è così forte non so quando lo finirò perché appunto servono veramente pochi spruzzi. Procediamo con Scherzo di Miller Harris. Questo è un profumo particolare, ha note di oud e rosa principalmente, quindi accordi già sentiti mille volte, ma questo ha un twist molto particolare. Ha delle note verdi di Artemisia, se non sbaglio, e anche di tangerino in apertura che lo rendono un po' frizzante, aspretto e un po' acerbo, ma poi mamma che buono! Ma poi si riscalda tantissimo ed esce anche questa nota di rosa, oud e dolciumi, quindi caramelle quasi, non riesco a capire bene come descriverlo. Ricorda quasi l'odore delle caramelline, quelle frizzantine, però molto più sofisticato ovviamente. Non è assolutamente un profumo da ragazzina, da bimba, assolutamente no. In realtà è assolutamente unisex perché questo su un uomo è favoloso, secondo me. Io adoro le note rosa e oud sugli uomini, risultano molto particolari, molto originali. E questo oltretutto è beast mode perché veramente vi dura ore e ore e ore e ore, veramente fino al giorno dopo. È eterno questo profumo, molto molto buono, sofisticato, anche una punta quasi oleoso poi risulta sulla pelle
leggermente con un twist un po' arabeggiante, molto particolare, speziato, dolce, floreale, legnoso, con tanto tanto oud in asciugatura. Molto buono e secondo me veramente non è da fare blind buy, ma come sapete a me piace il brivido del rischio, non è da fare blind buy, ma vi consiglierei comunque di provarlo se lo trovate in giro. E in realtà con quasi nessuno di questi profumi vi consiglierei di fare blind buy, ma come dicevo a me piace rischiare, a me piace buttare via soldi evidentemente. Quindi sapete che questa è un po' la mia abitudine, quella di rischiare nel fare blind buy, perché veramente mi diverte questa cosa. E però ovviamente praticamente nessuno di questi vi consiglierei anche a voi di fare blind buy, assolutamente no, provateli prima mi raccomando, dopo non date la colpa a me se non vi piacciono. Un altro blind buy che ho fatto ultimamente è Magenta Tanzanite di Armani Privé e in realtà qualcuno mi ha commentato sotto dicendo che essendo che Armani dovrei pronunciarlo in italiano, Magenta Tanzanite, che in realtà ha senso, però tutti gli altri di questa linea sono tutti quanti scritte in francese. Questa in realtà è una scritta francese perché anche Magenta Tanzanite in francese si dice Magent Tanzanite, qualcosa del genere da quanto mi ricordo, e quindi io dirò però Magenta Tanzanite per essere un po' un mix dei due, perché ad esempio c'è anche Rouge Malachit, Vert Malachit, ce ne sono anche altri e sono tutti quanti in francese, quindi penso che anche questa... Scusate, c'è il vicino che sta facendo cose. Penso che anche questa appunto sia in francese, quindi Magent Tanzanite. Dubito di dire Magent Tanzanite così nella vita di tutti i giorni, quindi penso che continuerò a dire o Magent Tanzanite o Magenta Tanzanite. Non c'entra niente. Questo profumo comunque è stato un blind buy perché io ho sentito profumi che venivano paragonati a questo, ma questo in specifico non l'avevo mai sentito e ho deciso di acquistarlo comunque perché sono pazza e perché amavo tanti dei profumi che erano paragonati a questo, quindi ero sicura che mi piacesse. E ho preso veramente il jackpot con questo profumo perché... mamma mia, è fantastico, soprattutto nel dry down questo diventa una cosa speciale. Abbiamo note speziate, note di caffè, di vaniglia, di cardamomo, anche se non sbaglio il caramello, qualcosa del genere. È molto particolare, quindi anche qui assolutamente non vi consiglio blind buy perché è molto originale come profumo, ma a me è piaciuto un sacco. E se vi piacciono profumi del tipo Minuit et Demi di Fragrance de Bois o Golden Dalla di Zerjoff, Remember Me di Jovois, Starlight di Zerjoff, dovete magari provare Magent Tanzanite. Il prossimo è un blind buy fatto da poco perché è Alien Goddess Intense di Mugler. Io come sapete ho l'Alien Classico, ho anche Alien Goddess Classico, ma l'Alien Goddess non è che faccia schifo assolutamente, ma ecco io mi aspettavo che sapesse un po' da Alien, cioè che fosse una versione estiva al cocco di Alien. In realtà l'Alien lì dentro non si sente assolutamente, quindi quando è uscito la versione intensa ho detto bene, adesso sentirò finalmente una versione estiva di Alien, ed è esattamente così, perché questa è la versione appunto Alien Goddess dove finalmente si sente l'Alien, quindi quello che speravo che fosse Alien Goddess già dall'inizio. È buonissimo, come sapete io adoro Alien e so che non piace a tutti, ma almeno a me piace un sacco, e questa appunto è una versione estiva. Veramente veramente buona, dovrò vedere adesso in estate quanto effettivamente lo porterò, quindi poi deciderò se tenerlo o meno. Mi sta piacendo tantissimo, devo solo un po' capire se è un profumo che io in estate userei, dato che comunque è molto intenso, io d'estate preferisco cose un po' più leggere, ma se vi piace l'Alien e volete qualcosa da utilizzare in estate, anche se Alien si usa tranquillamente in estate anche da solo, ma questo appunto ha questo twist un po' più fiorito e più coccoso, dovete assolutamente provare Alien Goddess Intense. A me è piaciuto un sacco, devo ancora decidere se lo terrò nella collezione perché devo capire appunto se lo, quanto lo userei, però veramente mi è piaciuto tantissimo. Un altro profumo di cui ho fatto blind buy è Oud Vanille di Mancerat. Questo mi è piaciuto tantissimo, è veramente una vaniglia speziatissima, molto particolare. Anche qui non so se vi direi di fare blind buy su questo perché, oddio, forse sì se vi piacciono certi tipi di profumi, quindi se vi piace Chagaf Oud di Swiss Arabians, quindi in alternativa Oud Bouquet di Lancôme. Se vi piacciono altri di questi profumi, mamma mia quanto buona, profumi super speziati alla vaniglia, questa è una vaniglia fortissima ma non gourmand, non da biscottini, da torta, assolutamente no. Questa è una vaniglia super speziata, appiccicosa, intensa da morire, ha un sacco di oud all'interno, un sacco di zafferano, di pepe nero. C'è anche tanto cardamomo, legno di guaiaco, sandalo, vaniglia. È veramente intenso, ovviamente è un beast mode come quasi tutti quanti quelli di Mancerat,
ma non è una classica vaniglia, quindi ve la consiglio solo se amate le vaniglie super intense, speziate, assolutamente unisex. Qui non c'è niente né di femminile né di maschile, è proprio nel mezzo. A me piace molto come tipologia di profumo e, come vi ho già detto, mi ricorda un po' una versione senza rosa di Chaga Food. So che la rosa è una delle note principali di quel profumo, ma qui io sento tutto il resto che non è rosa, perché qui sono segnate le note floreali. Io in realtà assolutamente non le sento, sento proprio questa vaniglia super super speziata, appiccicosa, intensa e fortissima. Procediamo con Silver Mask di Naso Matto. Anche questa è una new entry nella mia collezione, ve ne ho parlato da poco in un video, e questo appunto ho fatto blind buy perché mi intrigava da morire, ma leggevo pochissime recensioni e quindi mi sono detta: vabbè Laura, prendilo direttamente, tanto il profumo al muschio, più di tanto non può fare schifo. E in effetti sì, cioè mi è piaciuto tantissimo, non fa assolutamente schifo, anzi è molto buono secondo me. Ma ecco, se amate i profumi al muschio puliti, se amate gli skin scent, i profumi un po' freddi, glaciali, che ricordano la neve, che ricordano questa malinconia fredda dell'inverno, ma comunque rimangono puliti, questo è fantastico. Lo definisco un po' seconda pelle perché secondo me, per quanto è segnata solo la nota del muschio bianco, io qui sento note tipo Aesoi Super, Ambroxan, cose del genere, quindi queste note definite un po' erroneamente molecolari, ma che danno questo effetto appunto seconda pelle, e non so perché non sono segnate queste note, ma io veramente sento qualcosa di più oltre al classico muschio bianco. È comunque un muschio bianco, non è che sia chissà che roba di mai sentita prima, ma veramente ha questa qualità fredda, glaciale, che è veramente molto particolare ed è uno dei muschi bianchi più buoni che ho mai sentito. Io adoro il muschio bianco, ma non ne sento quasi mai parlare perché veramente ci sono pochissime recensioni online. Un altro acquisto in blind buy che ho fatto, di questo devo ancora parlarvene perché non ho ancora trovato un video per inserirlo, essendo che è un profumo prettamente primaverile ed estivo, è, adesso vediamo se riesco a pronunciarlo, di Fragonard Tilleul Cedrat. Dubito che sia così la pronuncia, ma vabbè. E questo è un profumo che volevo da un bel po', perché io adoro la nota del tiglio ed era un bel po' che volevo questo profumo al tiglio e un po' mielato. Perfetto per la primavera e per l'estate, e questo è veramente buonissimo. Mamma mia, è un profumo stupendo, è un floreale bianco estremamente solare, felice, dà proprio l'idea di essere in primavera a fare una passeggiata sotto questi alberi di tiglio, quando magari vi siete portati via qualcosa da fare, un picnic, e magari vi siete anche portati via del prosecco ghiacciato da fare, non so, un piccolo brindisi, perché è talmente frizzantino che dà quasi l'idea anche delle bollicine del prosecco, ma comunque rimane bello dolce, un floreale giallo, floreale bianco, bello luminoso e solare, è veramente piacevole. Se amate la nota del tiglio, questo è abbastanza realistico, naturale, ma ecco, si sente che è un profumo, non sa proprio di, non so, estratto di tiglio o oli essenziali di tiglio. Questo comunque si sente che è un profumo e si sente che ci sono altre sfaccettature, ma se vi piace questo stile assolutamente dovete provare Tilleul Cedrat. L'ultimo blind buy di cui parliamo oggi è Passion Latine di ED Parfum. Di questo non ve ne ho mai parlato perché anche qui non ce l'ho tantissimo tempo, ma non avevo mai trovato il video dove inserirlo, e per questo devo ringraziare Alessia del canale Polvere di Viole, che ovviamente vi lascerò il suo nickname qui in giro, perché è stata lei che me l'ha consigliato. Lei in realtà me l'aveva consigliato come un profumo simile al mio amato come si chiama? The Scent Private Accord di Boss, che lo adoro ma ha una durata veramente imbarazzante, e dicendo che appunto lei aveva visto che era paragonato al Boss online, ma in realtà lei non ha mai provato il Boss, però mi ha detto: guarda, lo trovi tranquillamente su Vinted, acquistalo e vedi come va. E in realtà questo, se lo cercate online, costa tipo intorno ai 60 euro, ma su Vinted all'epoca io ne avevo trovati tipo una trentina, intorno ai 15, 20, 25, 30 euro. Questo io l'ho pagato 14 euro se non sbaglio, ma era senza scatola, ma insomma a me non interessa. E ci sono due confezioni, perché c'è questa e anche c'è poi, ve la faccio vedere da Fragrantica, quest'altra confezione. Io ora non so quale sia la confezione normale o se semplicemente hanno fatto due confezioni diverse, è sempre lo stesso profumo. Penso magari abbiano fatto, non so, che prima c'era questa, adesso hanno cambiato in questa, ma se trovate entrambe le confezioni, da quanto so, è sempre lo stesso identico profumo, hanno solo cambiato boccetta nel tempo. E questo purtroppo in realtà non è un dupe di The Scent Private Accord, ma è comunque molto molto buono e mi ha stupita un sacco, soprattutto per i 14 euro che costa. Oltre ad essere comunque molto intenso, perché su di me questo durava più o meno tutto il giorno, perché è durato, se non sbaglio, 7 ore, che è tantissimo per un profumino da 15 euro.
ma in più è molto buono. Mi ha ricordato un po' il Carolina Herrera Good Girl come stile e sembrava quasi un mix tra il The Boss, The Saint Private Accord e Carolina Herrera Good Girl, perché c'è questo stile di sicuro di caffè, di vaniglia, che ricorda appunto un po' il Good Girl, ma c'è anche questo twist un po' col mandarino e l'arancia che invece ricorda il The Saint Private Accord. È veramente particolare come odore, molto molto buono, e se amate Carolina Herrera, volete magari qualcosa di un velo più diverso, provate di sicuro Passion Latina. È veramente particolare, molto molto buono, appunto molto intenso. Mi è piaciuto un sacco, è un po' un mix tra tutti e due. È un profumo semplice da indossare, non è troppo strano, troppo difficile, troppo particolare. Però ha questo bel twist di mandarino, caffè e cioccolato, molto molto buono. E per appunto 15 euro io vi consiglio di prenderlo, se vi piace però Carolina Herrera Good Girl o il The Saint Private Accord. Bene, questi erano alcuni dei miei blind buy preferiti di cui volevo parlarvi oggi. Fatemi sapere giù nei commenti quali profumi voi avete acquistato in blind buy e che vi hanno soddisfatte al 100%, e fatemi anche sapere se per caso volete un video al contrario, quindi i miei blind buy fails. Io vi ringrazio ancora per aver guardato questo video, vi mando un mega bacio come al solito e buona giornata. Ciao ciao!